C'era morito il terremoto? Ho già fumato un'ora fa, 2 ore fa. Ma qua saranno a fare il braciole qua. Questo veramente sta a mezzo strada. Manca a prenderla. Sta a mezzo strada. Uscisse il vulcano sotto i piedi. Saranno a fare il braciole. Comunque il rumore c'è stato giù. Stimigliano, Puttanello. Puttanello oppure una Narni. Strungone. Comunque era rumore di breve durata. Nulla di preoccupante. Se si abbracciano questi continuano. Non vorrei che uno ce l'ha sotto il naso e manco lo vede. Io spero che stia a fare il braciole perché altrimenti non si dorme più. Già 100 metri più là, 50, 70, è uscito un geyser. Fammi memorizzare, eh? Ecco, ripiglio. Memorizzo per questioni di batterie. Sta fumando pure sulla lasca. Anche là stanno bruciando bacio. È appena percepibile. Ma non c'è mio figlio, altrimenti l'avrei mandato giù, oh, non è che pizzichi, no? Che ha fatto tu? Tu eri in mezzo a due fumi. Questi sono di origine vulcanica, erano caldi. Secondo me quelli freddi, ce ne stanno alcuni che sono freddi, finché hanno pressione salgono in alto. Poi improvvisamente come perdono pressione, siccome sono freddi, tendono ad allungarsi orizzontalmente. Vanno più a ricadere a terra che salire. Niente, ha fatto quel rumore giù e ha fumato pure qua. Tagli in culo, come si dice volgarmente. Sulla lasca è stata ancora fuma. E mo questo io ho tralasciato perché 4-5 giorni di seguito questo l'ho fumato, io mo, per non passare proprio per malato queste cose,
lo trascurate, non lo riportate. Lì dove è il palo della luce, non so se si vede con questo. Oltre il vecchio caseggiato, sulla sinistra, proprio sopra l'antenna, dovrebbe rimanere qua lì. È ancora visibile.